Beh, l'Umbria ha da dire tante cose, la sua storia, il suo paesaggio, la sua natura, la sua arte naturalmente, il suo spirito, quello che io definisco il suo spirito, perché naturalmente l'Umbria ha molte cose belle, però ha e tante altre regioni italiane hanno magari cose altrettanto belle, però l'Umbria ha una particolarità che raramente si trova, diciamo, in altre zone d'Italia. Questo proprio grazie alla sua storia, alla sua cultura, ha, diciamo, uno spirito che è molto particolare, diciamo, ed è raro. Io credo che l'Umbria su questo deve puntare. Naturalmente questo, diciamo, da solo non basta, ci vuole un'offerta turistica che, diciamo, faccia, che promuova le tante cose che ci sono in Umbria. Però secondo me questa caratteristica, che davvero è peculiare, di questa regione, deve servire per, come dire, rendere ancora più appetibili, implementare, diciamo, in qualche modo le altre cose che ci sono. E le sappiamo tutti, c'è la grande arte da Giotto fino all'arte moderna naturalmente e contemporanea, con Burri a Città di Castello, dove ci sono dei musei meravigliosi, insomma, che forse troppo pochi conoscono, e il paesaggio, eccetera.